È un bellissimo fine settimana qua a Pietrasanta, nella centralissima piazza Duomo, si inaugura Anteprime, ti racconto il mio prossimo libro. Tantissimi autori, nomi e volti noti, molto noti, e autori giovani che si raccontano al foltissimo pubblico che avete visto. Qui alle mie spalle Roberto Vecchioni ha inaugurato il primo incontro, l'applauso che lo saluta è anche quello che fa iniziare il nostro speciale, durante il quale abbiamo incontrato alcuni degli autori di punta. Qui ad Anteprime a Pietrasanta c'è anche Luca Telese. Qual è l'opera che presenti in anteprima? Opera è troppo, è un libro, si intitola Gioventù, amore e rabbia ed è il racconto in qualche modo di come è cambiato il giornalismo nei 20 anni che ho attraversato. Quando sono entrato per la prima volta in una redazione al Messaggero nel 1989 c'era una coralità di figure, la tipografia, i proto, che non erano dei personaggi a fini di fantascienza ma quelli che componevano, c'era ancora il tempo della plastica, una macchina sputava i titoli e poi andavano ricomposti. Adesso siamo entrati nell'era digitale e fra tante cose belle si è anche un po' perso questo senso di lavoro corale. Per alcuni il giornalismo dovrebbe diventare una professione onanistica in cui uno sta da solo con una chiavetta e un computer e viene pagato 5 euro a pezzo. Allora in qualche modo è per me la metafora di quello che sta accadendo, di questa guerra generazionale che c'è in Italia, in cui i giovani sono sempre condannati ad aspettarsi meno di quello che avevano i loro padri, ed è la prima volta in Italia che c'è una generazione che ha un'aspettativa inferiore a quella di chi l'ha preceduto. E il libro ovviamente non è fatto solo di parole scritte ma anche di disegni, Vauro, anche se tu sei conosciutissimo come disegnatore ma sei anche un bravo scrittore. Che cosa presenti qui ad Anteprime? Presento proprio un libro che è fatto di parole scritte e non di disegni. Per me è un po' anche una liberazione, in questo libro non ci sarà neanche un disegnino ma tante parole scritte. E qual è il titolo? Il titolo è Il respiro del cane. E di che cosa tratterà? È un libro che tratta della memoria, ma non della memoria collettiva, della memoria individuale del protagonista. Il protagonista ha molto timore di questa sua memoria, gli sfugge, cerca di distrarsi dalla propria memoria. Gli accadrà una situazione quasi di vuoto e lui sarà costretto a colmare questo vuoto, volente o nolente, con la sua memoria. Quindi si riconcilia in qualche misura, non del tutto, con la sua stessa esistenza. L'appuntamento di Anteprime è un appuntamento importante anche per il contatto diretto dell'autore con il pubblico. Che cosa si prova in questi momenti? Beh, il nostro è un lavoro solitario. Passiamo centinaia e centinaia di ore soli davanti alla pagina. Adesso è una pagina elettronica, ma non cambia niente. Al buio, tante volte, di sera, di notte. Il contatto col pubblico è una forma di bilanciamento a questa solitudine e quindi è un momento anche molto gratificante, perché si è al centro dell'attenzione, le persone ti fanno domande come in questo momento per esempio, quelli che ti apprezzano si fanno vedere, ti parlano, ti dicono delle storie che hanno letto, quelle che hanno amato di più. È un momento molto intenso, molto bello, e poi uno si rilassa. Cioè io qui adesso mi sento in vacanza. Se tu volessi mai scrivere un romanzo, per dire, l'unica cosa che conta secondo me è coinvolgere emotivamente i lettori nella trama che stai scrivendo. Cioè il lettore deve sentirsi triste, deve spaventarsi, deve arrabbiarsi leggendo la storia, leggendo i personaggi e le vicende dei personaggi. Ecco, se riesci a fare una cosa di questo genere è assicurato che scrivi un best seller. Fabio Genovesi, che è uno dei nostri, per chi non lo sapesse, cioè un ragazzo versiliese, e proprio da qui ha mosso i suoi passi anche letterariamente, no? E qual è il libro che ci racconti in divenire? È strano, ma il libro che racconto stasera, che è un'anteprima, è il mio primo romanzo, che però riesce con Mondadori, e quindi era uscito per Transeuropa e ora esce per Mondadori, quindi però ci rimetto le mani un po', ci rilavoro, quindi invece che parlare dell'ultimo romanzo che è uscito in realtà 4 mesi fa,
parlo del prossimo che è quello prima. Quindi è una cosa che un po' stranisce, però è anche affascinante. Qual è il titolo? Il titolo è Versilia Rock City, perché è proprio ambientato a Versilia, nella Versilia invernale che non conosce nessuno. La Versilia estiva è quella che conoscono tutti o che ne hanno sentito parlare, quella inverno è quella che nessuno conosce veramente, è quella con tantissimi spazi, anche troppi. Ti esci la sera, che è già buio, ritorni a casa a mezzanotte, non hai incontrato nessuno, se svieni ti ritrovano due o tre giorni, sei già morto. E pensavo di raccontare tre giovani che ci vivono senza arrendersi e tutte le disavventure che possono capitargli in questo posto affascinante e al tempo stesso vuotissimo, che dà tante opportunità di annoiarsi ma anche poi di creare delle iniziative. Molti si chiedono se sopravviveranno i giornali, la carta stampata. Per la letteratura invece questa domanda come la vedi? Guarda, racconto nel libro che il Codex, che è l'antenato del libro, nasce con gli antichi romani, era una tavoletta di cera, due pagine di libro che si scrivevano ed aveva una modernità pazzesca rispetto al rotolo, al papiro di pergamena, perché tutti, che ne so, i due primi due libri della Bibbia richiedevano 280 metri di rotolo e invece solo poche pagine di Codex. E la forza del libro è ancora questa, è ancora uno strumento tecnologicamente evoluto. Uno dice c'ho il lettore, c'ho l'iPad, ma dopodiché se ti si scarica la pila che ci fai con l'iPad? La birra, mentre invece il libro, il tascabile, sono utilizzabili sempre ovunque. Ma anche questo racconto, che ci sono degli italiani che hanno segnato questa rivoluzione, per esempio la linotype è stata inventata, la rotativa che fa nascere la stampa è stata inventata da un italiano, Marinoni, anche se i francesi si sono appropriati, Marinoni. E allo stesso tempo questo lungo viaggio ci dice che finché ci sarà la capacità di inventare e di scrivere, il libro sarà lo strumento più moderno. Ho conservato un pezzo di Bill Gates che nel 1996 diceva fra un anno il libro non esisterà più. 96, diciamo pure nel 97, ne sono già passati quasi 15, insomma il libro è sempre lì. Perché resiste? Perché è anche un oggetto di culto. E ancora una volta l'illustrazione, la copertina, la corposità, la materialità del libro è una cosa che lo rende competitivo su qualunque altro genere, qualunque altro prodotto. Hai presente cosa vuol dirsi scaricarsi un file a 10 mega al tempo che ci vuole, leggerselo? E invece il libro è così, chiunque lo può aprire e può entrare in una storia. C'è un bellissimo verso di Whitman che dice c'è che lo spettacolo del mondo continua e tu puoi contribuire con un verso. Vedere un film, il film è splendido, però ci sono sempre troppi agganci con la realtà, per cui dici facciamo passare un elicottero, ma l'elicottero costa un sacco di soldi, il cinema italiano un elicottero lo vede una volta al secolo. I libri davvero ti permettono di raccontare cose senza a spreco, perché tanto non costa nulla, io faccio passare un elicottero o un'ape 50 e mi costa lo stesso, ma lo scrivo e va. Quindi è davvero un'avventura importante, io direi di leggere ai ragazzi perché gli apre un sacco la testa, alle ragazze perché sono più affascinanti, ai ragazzi perché sono più affascinanti nei confronti delle ragazze, quindi perché non leggere, insomma? Sono un librofago, leggo di tutto in continuazione tutte le volte che ho tempo, poi sono pessimo invece nelle citazioni proprio perché è un po' uno stimolo vorace quello di leggere per me, quindi spesso leggo un libro senza neanche vedere chi è l'autore, insomma, no? Io credo che nelle parole, specialmente quando le parole sono ben combinate e sono ricche, dense di contenuti, ci siano tanti mondi e questi mondi creano un piccolo universo al quale sono molto affezionato, quindi devo molto a chiunque abbia scritto, a chiunque anche io abbia letto, ovviamente. Ci sono due cose fondamentali di cui l'uomo non può fare a meno. Non può fare a meno della memoria. Nessuno può vivere senza ricordi. Nessuno può vivere senza memoria. Tutto quello che noi siamo non è altro che la somma delle memorie salvate, per parlare in termini informatici, salvate sul disco duro della nostra mente e che il nostro cervello poi elabora. La memoria a quel punto si trasforma in identità e nemmeno dell'identità nessuno può fare a meno. E questa è la storia. La storia non è altro che questo, memoria che diventa identità. Ma l'uomo, oltre ad aver bisogno di una memoria comune, proprio come umanità,
anche un'altra esigenza profonda. La sua mente è molto più grande della sua vita, per cui noi abbiamo necessità di altre vite che il nostro destino personale non ci darebbe, e pertanto noi, se non le abbiamo, le creiamo. Ed è così che è nata l'epica, è così che è nato il teatro, sono nate le sacre rappresentazioni nel Medioevo, l'opera, il cinema, la televisione, tutto questo sono tutte vite virtuali di altri personaggi, di altri tempi, di altri luoghi, in cui noi possiamo allargare a dismisura la nostra esperienza e la nostra passione di vivere. Senza emozioni la vita non ha senso. E siamo con il sindaco Domenico Lombardi. Sindaco, questo è veramente un appuntamento bello, prima di tutto bello, oltre che importante, perché quando si respira cultura e ci sono così tanti autori importanti, ogni parola è bella da ascoltare. Beh, indubbiamente sì, in un momento in cui fare cultura diventa sempre più difficile per le istituzioni, devo dire che sentire in contemporanea questa grande moltitudine di scrittori autorevolissimi indubbiamente apre un pochino il cuore e la mente. Siamo felici di aver riportato la seconda edizione di Anteprime, sicuramente, con un grande ringraziamento per gli sponsor che abbiamo avuto, perché altrimenti non potevamo sostenere assolutamente un lavoro di questo genere. Io credo che anche la qualità dei relatori, degli scrittori presenti è di altissimo livello. L'anno scorso abbiamo, dopo pochi mesi, Vargas Llosa ha ottenuto il Nobel, e speriamo che anche quest'anno ci possa essere una analoga situazione, e ci sono le potenzialità anche per questo, e questo per dire che Pietrasanta potrebbe essere un portafortuna per gli scrittori. Credo che la cosa che più mi rende felice è la grande partecipazione dei cittadini locali, ma anche al di fuori della Toscana, gran parte d'Italia, anche dall'estero. Noi siamo fiduciosi nel continuare a perseguire questa strada, se riusciamo a trovare i mezzi di investire in cultura, perché investire in cultura è investire soprattutto nel futuro turistico, nel futuro artigianale, nel futuro artistico della nostra città. Io sono venuto in Italia da anni, e la prima volta che ci sono venuto avevo 16 anni, oltretutto io e la mia famiglia per anni abbiamo preso in affitto una casa a Lucca tutti i mesi di agosto, e ci è sempre tanto tanto piaciuto. Ma poi un'altra cosa che mi piace tantissimo dell'Italia è che i miei lettori italiani amano e adorano i miei libri, e questo mi fa amare l'Italia ancora di più. Devo dire che il mio gruppo e io ci siamo preparati assolutamente a dovere, abbiamo provato e riprovato, e il programma, vedrete, vi stupirà, perché vogliamo che la gente non sia seduta ad ascoltare basta, ma vogliamo che la gente si alzi in piedi, cominci a ballare, e questo ci renderà assolutamente felici, perché vogliamo proprio la partecipazione del pubblico. Abbiamo ascoltato le voci di tanti autori, abbiamo visto le immagini del pubblico che ha decretato il successo di questa edizione di Anteprime di Pietrasanta. Il nostro speciale purtroppo termina qui, sarebbe bello sentire ancora tante parole di queste persone che davvero ci rendono più grandi, ma come hanno detto tanti di loro, leggete, leggete, leggete. Grazie per averci seguito, e naturalmente buona lettura a tutti.